lo abbiamo fatto. Nella scorsa puntata di Matrix non si è detto a chi apparteneva quell'impronta di DNA maschile che, come abbiamo documentato, è stata rinvenuta sul corpetto di Simonetta Cesaroni, che la ragazza indossava al momento del delitto. Ciononostante, le polemiche sono poi seguite alla nostra trasmissione e oltre alle critiche c'è stata anche qualche minaccia. Io voglio qui dire, ma per il rispetto che ho di tutte le istituzioni, ma soprattutto per il rapporto franco che abbiamo con i telespettatori di Matrix, che tutto quello che noi abbiamo detto mercoledì scorso è stato ovviamente valutato, verificato, riscontrato. Abbiamo dato dei fatti e non delle illazioni. E se qualcuno del resto parla di rivelazione di atti e non di rivelazione di illazioni, qualche motivo ci sarà. Qualcuno ha detto che abbiamo diffamato, non abbiamo mai diffamato nessuno. Abbiamo raccontato una vicenda nei suoi più clamorosi sviluppi. Come poi documenteremo, non era certo uno sparo nel buio. Già da una settimana, venerdì scorso, erano cominciate a circolare le notizie su questo colpo di scena. Noi abbiamo dato un contorno e alcune altre tessere di questo mosaico. Poi, nelle scorse 48 ore che hanno separato la puntata precedente di Matrix rispetto a questa, altre fonti, giornali soprattutto, hanno fatto un passo più in là ed è ormai risaputo, ed è inutile nascondersi dietro un dito, che quell'impronta di DNA appartiene a quello che era il fidanzato di Simonetta, cioè Raniero Busco. Ma da questo a dire che lui è il colpevole ce ne corre, e ce ne corre molto, e lo voglio dire subito. Ma oggi noi facciamo degli altri passi avanti con questa puntata di Matrix. Dal punto di vista di quella ricerca del DNA, di cosa ha significato, di cosa può essere successo quella sera e di qual è l'alibi, soprattutto di Raniero. Ci mettiamo dal punto di vista delle indagini, della tesi colpevolista, ma anche ovviamente delle tesi di chi si dovrà forse difendere da questa accusa. Cominciamo dal DNA, dalle nuove ricerche, da come sono stati ottenuti i campioni dei 31 e da come si è arrivati all'identificazione di quello di Raniero. Ilaria Cavo. La caccia all'impronta genetica dell'assassino di Simonetta Cesaroni è ripartita nel maggio del 2004, quando la Procura di Roma ha incaricato un gruppo di esperti, gli uomini dei laboratori del RIS di Parma, di esaminare nuovamente tutti i reperti e le tracce di quel delitto. Questo per poter sfruttare tutte le nuove tecniche, ma anche per passare al setaccio scientifico oggetti ed elementi che erano stati tralasciati nelle prime indagini, quando non era ancora possibile compiere ricerche su altre tracce biologiche oltre a quelle ematiche. 17 anni fa, cioè, sono state prese in considerazione soltanto le tracce di sangue presenti nella stanza. Nessuna analisi, invece, è stata fatta sulle tracce biologiche come saliva o sudore presenti sul corpo di Simonetta, sui suoi vestiti, sugli oggetti della stanza. Le tecniche di allora permettevano di estrarre con certezza il DNA dal sangue, mentre per tutte le altre tracce, comunque contenenti un codice genetico, non si tentavano neppure i confronti. È per questo motivo che quando negli anni si è parlato di svolta nelle indagini, ci si è sempre riferiti al sangue. Prima il sangue sui pantaloni di Vanacore, che è risultato estraneo alla vittima, poi il sangue sul telefono e sulla porta, che non ha mai avuto un nome. Grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecniche di estrazione, si è tentata quindi la nuova strada: cercare DNA sotto qualunque forma su oggetti mai considerati. La procura ha così spedito al RIS di Parma tutto quello che era stato repertato a suo tempo e che per anni è rimasto custodito, forse addirittura dimenticato, negli istituti di medicina legale, come se non potesse più dir nulla del delitto. Oggetti dunque mai apparsi sulla scena delle investigazioni: la borsetta di Simonetta, l'orologio, l'ombrello, un tagliacarte dello studio, un quadro tagliato sul retro, ma soprattutto gli unici indumenti che le erano rimasti addosso: calzini, reggiseno di pizzo e corpetto. Gli esperti del RIS hanno analizzato tutto alla ricerca di un codice genetico diverso da quello di Simonetta. Un codice genetico che, a distanza di anni, potesse incastrare l'assassino. Tentativo dopo tentativo lo hanno trovato sui reperti più importanti e più indicativi della dinamica dell'aggressione. Un profilo maschile misto a quello della vittima è comparso su 6 campioni: 2 volte sul reggiseno, sia sul lato destro che sul lato sinistro, e 4 volte sul corpetto, su entrambi i lati. In quei punti
Infatti le tracce erano miste. La componente maggioritaria, predominante nella traccia, era della vittima, quella minoritaria, ma comunque chiara ed evidente, di uomo. Una svolta nelle indagini scientifiche, a patto che a quel DNA fosse possibile attribuire un nome. C'era un'unica possibilità di trovare il soggetto a cui attribuirlo: sperare che quella persona fosse entrata a vario titolo nella vicenda, come sospettato, amico, conoscente di Simonetta, oppure frequentatore dello stabile di Via Poma. Il pubblico ministero ha individuato 31 persone a cui prelevare dalla saliva il DNA. Con vari pretesti e in vari modi sono stati ottenuti campioni da esaminare, nella massima parte delle volte all'insaputa degli interessati, come la legge consente di fare. Tra il febbraio e l'aprile del 2005 sono stati così raccolti tutti i reperti delle 31 persone, per alcuni di loro più d'uno. L'inventario che abbiamo ricostruito fa ben capire le tecniche usate: 4 mozziconi di sigarette, 14 bicchierini di plastica, 4 tazzine di caffè, 8 bicchieri in vetro e perfino 3 boccagli dell'etilometro. Sono iniziate così le comparazioni tra tutti questi campioni e quella traccia sul corpetto e sul reggiseno. Il risultato sperato è arrivato al campione numero 89. Quel DNA coincideva con quello lasciato sugli indumenti di Simonetta. Era stato prelevato su una tazzina il 16 febbraio del 2005 alle 10:45. A bere quel caffè era stato Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta, ora 41enne, oggi come allora tecnico dell'Alitalia. Per 2 volte gli è stata prelevata la saliva per maggior certezza e il risultato è stato identico. Per i consulenti, di fatto, non esiste l'eventualità che quel codice genetico possa appartenere a un'altra persona, perché la possibilità è di un soggetto su 10 miliardi di miliardi. Alla fine di aprile dell'anno scorso si è avuta la certezza di questa scoperta comunicata informalmente ai magistrati. Una scoperta figlia delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi scientifici impensabili nei giorni della prima inchiesta. Questo permetterebbe di spiegare, secondo la tesi colpevolista, anche il fatto che il DNA di Raniero non fosse emerso delle indagini del 90, quando il ragazzo si era presentato spontaneamente per i rilievi. Ha un genotipo 4.1-4.2, ovvero un sottogruppo del genotipo di Simonetta. Con le tecniche usate 17 anni fa, quel codice genetico avrebbe dato un risultato identico al codice 4.4 attribuito alla vittima. Impossibile allora distinguere le due identità. Ben 4 italiani su 6, ovvero il 41% della popolazione, si sarebbe confuso col DNA di Simonetta. A questo bisogna aggiungere il fatto che tutte le analisi erano state fatte su sangue, non su saliva o altre tracce organiche. La certezza che la nuova traccia mista sia attribuibile a Raniero Busco non può confondersi però con la certezza che questa sia la traccia dell'assassino, perché la verità scientifica non è ancora una verità processuale. Quelle tracce potrebbero essere giustificate proprio dal rapporto intimo che il ragazzo allora aveva con la vittima. Potrebbero essere finite, cioè, su quegli indumenti in un altro momento. Ma da quanto tempo Simonetta indossava corpetto e reggiseno? E soprattutto, è possibile che abbia indossato in un altro giorno, vicino al delitto, proprio quel reggiseno e quel corpetto contemporaneamente? Anche su questo aspetto vertono i nuovi approfondimenti chiesti dalla procura, anche se tecnicamente saranno difficili ulteriori riscontri su quelle tracce, vista la scarsa quantità di sostanza organica a disposizione. I risultati di oggi devono essere necessariamente integrati con i verbali e gli elementi raccolti allora, come il morso presente sul seno della ragazza. Quel morso sul seno sinistro era stato considerato nei primi rilievi contestuale al delitto, in quanto collimava con la scena osservata nei primi istanti. Simonetta era stata trovata a terra, seminuda. Era chiara la natura passionale dell'aggressione, anche se poi non aveva aperto piste convincenti. Oggi quello stesso morso viene osservato e abbinato ai nuovi risultati. Acquista cioè nuova rilevanza. Il tipo di ecchimosi lasciata indica un'indubbia vitalità della vittima. Quando è stata morsicata al seno, Simonetta, cioè, aveva ancora una circolazione residua. Le altre ferite mortali su quel torace hanno un aspetto recente rispetto a quel morso. Per questo, per i consulenti, tutte le ferite che hanno interessato quell'area sono contestuali, cronologicamente vicine. Una conclusione che porta i consulenti a definire l'aggressione passionale oggi sulla base non più di deduzioni ma di risultati scientifici. Ma è evidente che proprio sulla contestualità tra morso e omicidio si reggerà la forza della traccia del DNA. Se la tesi dei consulenti sarà convincente, quella traccia risulterà forse la prova regina, altrimenti dovrà essere incasellata in un mosaico ben più ampio. Per ricomporre i tasselli del giallo, però, non si può trascurare un altro risultato di queste ultime analisi. Anche sul vetro
dietro dell'ascensore di Via Poma, anche questo a suo tempo repertato ma mai analizzato, è stato trovato DNA, questa volta sotto forma di sangue. Questo codice genetico però è diverso sia da quello di Simonetta che da quello del fidanzato. Può appartenere a un estraneo e non dir nulla del delitto? Oppure può indicare il complice o un vero assassino? Quel DNA non ha ancora un nome perché non corrisponde a nessuno dei campioni finora rilevati. Attualmente deve essere considerato alla stessa stregua del sangue sulla porta, rilevato già nel 90. Per quella sbaffatura era stato sospettato e poi prosciolto Federico Valle nel 92. Da allora quel gruppo sanguigno è rimasto un mistero. Questa è la ricostruzione con molti elementi nuovi che non vi saranno sfuggiti. Ma c'è qualcosa da far quadrare, innanzitutto c'è qualcosa da dire e da ripetere. Il fatto eventualmente che sia accertato che c'è davvero traccia del DNA di Raniero Busco su quel corpetto che indossava Simonetta Cesaroni al momento del delitto non vuol dire affatto fare uno più uno e dire che quindi Raniero era lì quel giorno, era lì in quel momento, era lì in quell'ora decisiva e purtroppo finale della vita di Simonetta, né tantomeno che fosse lui il suo assassino. Non basta, ed è poco dire che non basta. In uno Stato di diritto, in un paese serio, con una magistratura quale si desidera e come c'è effettivamente in Italia, non si può per questo mandare in galera una persona o neanche incriminarla. Ci vuole ben altro ed è questo evidentemente che si sta cercando da 17 anni, trovare delle ipotesi serie, degli indizi seri, delle prove per poter trovare l'assassino di Simonetta. Rispetto però a quello che abbiamo visto c'è da far quadrare un altro discorso, quello degli alibi, quello di chi poteva essere, quello dell'ora in cui Simonetta è stata uccisa. Questa sera abbiamo molte cose da raccontarvi in quest'altro servizio di Ilaria Cao. La prova del DNA è un tassello. Per individuare il responsabile dell'omicidio serve il movente e la spiegazione di certi movimenti. Lo ha dichiarato due giorni fa il pubblico ministero Roberto Cavallone, uno dei titolari dell'inchiesta su Via Poma. Così ha motivato le audizioni più recenti con cui sono stati approfonditi aspetti non chiesti o non verbalizzati nell'indagine del 1990. Parallelamente alle indagini scientifiche, dunque, è stata avviata una nuova fase istruttoria per riverificare gli alibi alla luce delle nuove conclusioni medico legali. L'ora della morte di Simonetta Cesaroni è stata anticipata di 2 ore. Per la prima volta lo studio per risalire al decesso è stato fatto sul contenuto gastrico della vittima, che aveva mangiato poco a pranzo intorno alle 14, poi più nulla. Dalla fase della digestione in cui si trovava quando è deceduta, i consulenti deducono che fossero trascorse non più di 2 ore da quel pasto. L'aggressione, secondo questa nuova perizia, dovrebbe essere collocata alle 16, non più alle 18. Molti ricorderanno però che a fissare l'ora del delitto dopo le 5:30 era stato un elemento conosciuto da subito. Luigia Berrettini, una segretaria dell'AIAG, la società per la quale Simonetta stava lavorando quel pomeriggio, aveva raccontato di aver risposto a una sua telefonata intorno alle 17:15. Simonetta le aveva chiesto ragguagli su alcune pratiche. La segretaria, dopo essersi informata con la sua superiore, l'aveva richiamata proprio intorno alle 17:30. Un elemento che cozzava apertamente con la nuova collocazione dell'ora del delitto e rendeva illogico fissarla alle 16. Ma proprio in questi giorni la testimonianza delle Berrettini e della responsabile regionale dell'AIAG sono state riverificate e a quel che risulta la segretaria non è più affatto certa dell'orario. Ma la novità più importante sul fronte degli eventi di quel giorno viene, secondo altre fonti consultate da Matrix, dall'alibi del fidanzato. Un'altra testimonianza nel nuovo giro di audizioni avviato dalla procura si è precisata dopo 17 anni. Si tratta di un amico di Raniero Busco a cui il fidanzato di Simonetta quel 7 agosto del 90 avrebbe riparato il motorino. Ma l'amico quel giorno non poteva essere andato da un meccanico perché era deceduta una sua zia ed era stato nella casa di riposo dove era avvenuta la morte, fuori Roma. Sarebbe stato trovato e allegato ora agli atti proprio il certificato di morte che ne conferma la data. Anche questo testimone, e non a caso, è tra i 31 a cui è stato fatto il recente controllo del DNA. È stato comparato con tutti i reperti, evidentemente, per fugare ogni dubbio di possibili azioni a due e complicità.
L'esame ha dato esito negativo. Il fidanzato di Simonetta ha un alibi inconfutabile invece per il tardo pomeriggio, quando aveva preso servizio all'Alitalia dopo essere stato a casa a cambiarsi. I familiari avevano confermato. E dalla madre la conferma più volte. Raniero è stato convocato dagli inquirenti per essere ascoltato come persona informata sui fatti. Mio figlio è venuto, l'ha mandato a chiamare e già è stato là. Dove? Alla centrale. Non lo so, lei è stato alla centrale per chiamare. E così la madre di Raniero ricorda Simonetta, una ragazza che non conosceva personalmente ed era abituata a sentire al telefono. Bravissima, gentile, garbata, educata. Sempre grazie per piacere. È chiaro che da qualche giorno molti, e soprattutto i giornalisti, guardano la casa in cui vive Raniero Busco. Tentano di intercettarlo, tentano di carpirne le reazioni. Raniero Busco da molti giorni ha capito che in qualche modo finiva su di lui il fascio di luce delle nuove rivelazioni. E da qualche giorno infatti sa che troverà i giornalisti davanti a casa quando uscirà per andare al lavoro e probabilmente le telecamere anche quando è nottetempo ritornerà a casa. Oggi il nostro Pavone è andato a parlargli e vuole con questo servizio ricostruire il punto di vista suo, di chi si sente ingiustamente chiamato in causa. La vita continua anche adesso che l'incubo è tornato. Come ogni pomeriggio, intorno alle 14, lascia la palazzina, alla periferia di Roma, dove abita con moglie e due figli gemelli, sale sulla sua auto grigia e va al lavoro. Anche questi giorni, anche oggi, l'orario canonico, la consuetudine, non cambia. Tuta, giubbotto senza maniche, occhiali scuri, capelli tagliati cortissimi, ma sempre biondi. Alla richiesta del cronista, risponde in modo cortese, ma fermo. Non parla, inutile insistere. Oggi Raniero Busco ha 41 anni e lavora ancora come tecnico di manutenzione all'Alitalia, all'aeroporto di Fiumicino. Come allora, quando tutto cominciò. Era stato l'ultimo fidanzato di Simonetta, una storia d'amore un po' tribolata, fatta di separazioni e riconciliazioni. Un rapporto non equilibrato, come lui ha sempre ammesso e come confermò la lettura del diario di Simonetta. Con lei che lo amava molto, lui invece più distaccato. Ma al funerale, le cronache raccontano che, sorretto dagli amici, dovette uscire per l'emozione dalla chiesa, che pianse, si disperò. Raniero fu il primo a finire nella morsa delle indagini per il fatto di essere il fidanzato. La notte tra il 7 e l'8 agosto lo andarono a prelevare a Fiumicino, dove era in turno, e lo interrogarono a lungo. La frase fondamentale per gli investigatori la pronunciò il giorno dopo il delitto, quando fu nuovamente torchiato. Disse: sapevo che Simonetta lavorava come impiegata presso uno studio commerciale nella zona casilina, ma non sapevo che prestava attività lavorativa saltuaria all'Associazione Nazionale Alberghi della Gioventù, associazione sita in via Carlo Poma 2, luogo dove non sono mai stato. Gli investigatori controllarono se avesse mentito su questo punto, gli perquisirono casa, gli rovistarono la macchina, gli lessero l'agenda. Non spuntò mai fuori né l'indirizzo né il telefono di via Poma, nessun suo legame con quella strada, con quel palazzo, nessuno lo aveva mai visto da quelle parti. Fu questo l'elemento che contribuì a scagionarlo, ma anche altre circostanze. Naturalmente l'alibi, di cui già sapete, ma fu apprezzato anche il suo atteggiamento, sempre collaborativo. Il 2 novembre del 90 si sottopose volontariamente all'esame del DNA, fu interrogato da solo con altre persone anche in seguito. L'ultimo incontro con Simonetta era stato la sera prima, il lunedì, al bar dove si riuniva la loro comitiva, sempre dal verbale dell'8 agosto 90. Io sono arrivato alle 19, lei è giunta intorno alle 20. Ci siamo salutati e poi siamo rimasti a parlare fino alle 20:20. Poi io sono andato a casa, in quanto dovevo svolgere il turno di notte a Fiumicino. Simonetta invece è rimasta in compagnia di altri ragazzi. Quella sera ho lavorato fino alle 7 del giorno dopo. Poi sono andato a casa, dove sono rimasto a dormire fino all'ora di pranzo. Ma era stato con lei anche due giorni prima, la domenica, e questo, a suo dire, potrebbe spiegare quella traccia di saliva sul corpetto di Simonetta. Anche se fosse mia, non proverebbe che sono io l'assassino, ha detto nell'unica intervista concessa oggi a Repubblica. Eravamo fidanzati, era normale che ci trovassimo in intimità e che dunque mie tracce potessero essere ritrovate su Simonetta. Più avanti lo dice ancora più chiaramente: se quella saliva di cui i RIS hanno trovato traccia dovesse portare al mio DNA, non ci sarebbe nulla di clamoroso. E conclude: mi piacerebbe vivere soltanto la mia vita, proteggere la mia famiglia. Conduco una vita semplice, modesta, vorrei viverla senza i fantasmi del passato. Ma è ovvio che chiunque guardi alla figura di Raniero Busco si interroghi. Secondo la fatidica domanda, il fatidico dilemma: è stato lui? Non è stato lui? Fino a prova del contrario, ricordiamocelo sempre, un uomo è innocente da un'accusa che non viene provata e portata nemmeno ancora in processo. Però, come documentazione, questa volta sapendo di cosa parliamo tutti quanti, vi mostriamo quell'intervista, quell'unica intervista che fece
nelle settimane immediatamente successive alla morte di Simonetta. Vediamo. Simonetta l'ho conosciuta 2 anni fa al mare, tramite un'amica, Donatella. Ce l'ha presentata, diciamo, me l'ha presentata e niente, era agosto questo, il periodo del mare, agosto. Poi a settembre, diciamo, è nata questa infatuazione, ci siamo piaciuti e siamo messi insieme. Diciamo. Ma in un rapporto normalissimo tra un ragazzo e una ragazza, diciamo. Niente di particolare. Non facevate progetti per il futuro? Sinceramente lei non era proprio propensa, cioè non ne parlava proprio, anzi evitava spesso di parlare del matrimonio, diceva io non mi sposerò di qua di là, però nemmeno io, cioè, stavamo bene come stavamo, diciamo. Per il momento non ne avevamo mai parlato. E lei che lavoro fa? Io? Sì. Io sono un operaio dell'Alitalia, lavoro a Fiumicino. E Simonetta parlava del suo lavoro, diceva se le piaceva? Personalmente a me, cioè, mi parlava, che non è che parlavamo molto del suo lavoro, diciamo. So che lavorava in questo ufficio, come lavorava sui computer, però sinceramente se le piaceva o meno non è che ne fossi molto a conoscenza, diciamo. Non ha un buon dialogo, comunque del lavoro non ne parlavamo quasi mai, diciamo. Senta, lei come ha saputo che cosa hai fatto? Niente, io stavo facendo il turno di notte a Fiumicino e mi hanno telefonato al lavoro, a mia madre, insomma, che erano di la polizia a casa che mi cercavano. Però non sapendo, non dicendo il motivo, cioè a mia madre non gli hanno detto il motivo per cui mi cercavano. Io li ho richiamato a casa per sapere, diciamo, il quale motivo mi avevano chiamato, però non mi hanno dato spiegazioni. E sono ritornato al lavoro e circa una mezz'oretta dopo siamo presentati al lavoro gli agenti della mobile dicendomi che dovevo andare con loro per le informazioni, però non nemmeno a me mi hanno spiegato che cosa volevano personalmente. Poi una volta arrivati in questura mi hanno messo a conoscenza dell'accaduto. E qual è stato il suo primo pensiero? Il primo momento io non so. Non riuscivo a focalizzare, non lo so, ero a parte la notte, però mi sembrava di essere proprio su un altro pianeta, ma cosa non è possibile, diciamo. Sono cose che capitano nei film, cioè non so nemmeno io che lì per lì cosa ho pensato, come ho reagito, non mi ricordo proprio, c'è un vuoto proprio. Non essendoci un colpevole, in un certo senso sono tutti sospettati. Ecco, lei si sente un sospettato? Mi sento sospettato, non so, forse dal di fuori, dalle persone, potrei anche essere portato a ridermi di sospettato, però io personalmente no, sono pulito, ho la coscienza a posto, sono tranquillo. Da tutti i punti di vista. Forse, non so, essendo una cosa normale, essendo il ragazzo, l'ultima persona che c'è stato insieme, diciamo, è il primo, diciamo, a essere sospettato. Però da parte mia tranquillissimo. Sui giornali è apparsa sempre una fotografia, quella fotografia di Simonetta in costume da bagno. Ecco, lei nel rivedere continuamente questa fotografia, che cosa prova? Disgusto. Perché ne stanno facendo, non so come definirlo, un fumetto. Senza fine. Parlando del vostro rapporto, molti giornali hanno parlato di un amore burrascoso. Altri hanno ipotizzato possibili amicizie sconosciute, amanti, spasimanti. Ecco, lei leggendo tutto questo, che cosa ha provato? Io vi posso dire che il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e sulla libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza ce ne siano. Da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, forse. Solo questo. Se ne rammarica oggi? Adesso sarei patetico a dire sì, però è così.
Così parlava Raniero Busco nell'inizio dell'autunno del 1990. L'attenzione è su di lui, perché appunto si è saputo che quell'impronta di DNA maschile era la sua, quella che è stata ritrovata sul corpetto di Simonetta. Rispetto alle rivelazioni fatte da Matrix nella puntata dell'altro ieri, come dicevo all'inizio, ci sono state molte polemiche. Quasi che noi avessimo squarciato un velo che doveva restare sempre perfettamente composto. Qui però voglio ricordare che venerdì scorso, quando noi ancora non pensavamo minimamente di fare queste puntate sulla vicenda di Via Poma, improvvisamente nel pomeriggio apparvero una dopo l'altra delle agenzie di stampa. Le abbiamo messe qui tutte insieme. L'agenzia ANSA, alle 15.21, alle 3.21 del pomeriggio, Via Poma, da esami reperti, isolato, nuovo DNA maschile. Poco dopo, 16.02, agenzia APICOM, omicidio Via Poma, rapporto RIS, identificato DNA maschile. Poi, ancora qualche minuto, 16.09, Roma, giallo Via Poma, identificato da RIS, nuovo DNA, ADN Cronos. Poi, ancora qualche minuto, alle 16.21, l'AGI, l'agenzia AGI, Via Poma, perizia RIS su reperti, isolato DNA maschile. Se andiamo a vedere, ad esempio, come lo tratta l'agenzia ANSA, c'è un nuovo DNA che sarebbe stato isolato da tracce ematiche prelevate dal corpetto di Simonetta Cesaroni e che non appartiene alla ragazza uccisa in Via Poma a Roma il 7 agosto del 90. Cioè c'è già tutta la notizia, meno il nome, eventualmente, evidentemente, e meno l'altro aspetto che abbiamo rivelato noi mercoledì, che era una delle 31 persone che è stato riscontrato che appunto apparteneva a una persona che era già entrata nelle indagini. Poi si è saputo appunto Raniero Busco. Rispetto a quelle rivelazioni del 5 gennaio non c'è stata nessuna reazione da parte della magistratura, non c'è stata nessuna protesta, non c'è stata nessuna precisazione. Chi ha divulgato quella notizia e perché? E perché adesso tutti si spaventano del fatto che quella notizia poi è stata riscontrata da chi ha fatto il suo lavoro giornalistico? La mattina dopo, il 6 gennaio, sul Corriere della Sera, Via Poma, trovato il sangue dell'assassino. La macchia era sul corpetto di Simonetta Cesaroni. Il DNA non coincide con quello dei sospettati. E la Repubblica? Vediamo la Repubblica, l'altro grande quotidiano, che titola a sua volta sul giallo di Via Poma. Giallo di Via Poma, c'è il DNA di un uomo, svolta nell'omicidio Cesaroni, escluse tutte le persone finora coinvolte. Allora, è più giusto dare la notizia fino a un certo punto o è più giusto cercare la verità giornalistica, cercare di scoprire cosa è stato scoperto davvero, cosa è stato ritrovato davvero? Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, bene e male, spetta soprattutto al pubblico, al cittadino giudicarci, ma l'abbiamo fatto in buona fede, facendo il nostro lavoro come ci hanno insegnato a farlo. E adesso lo continueremo a fare, era doverosa questa precisazione proprio nell'interesse del rapporto che deve essere sempre diretto e chiaro tra noi e chi ci segue. Subito dopo la pubblicità noi vedremo come è la reazione di una delle 31 persone a cui è stato raccolto appunto il DNA per vedere se combaciava con quella macchia trovata sul corpetto di Simonetta. È l'unico dei 31 ad essere un legale, a poterne parlare quindi come avvocato. A tra poco. Nuova Seat Altea XL per tutte le famiglie del mondo. Scopritela sabato 13 e domenica 14. E io pago! E perché io no? Guarda come sono ridotto! Paghiamo tutti! Ma non sarà troppo! Ma poi, a che pro dico io? Ma adesso gliele cantiamo, eh! E godi, 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 che c'è Romano Prodi, lui con la finanziaria ha già cambiato l'aria, lui delle tasse è il mago, e io pago! E a
ancora meglio, gliele canteremo dal bagaglino. Domani sera. Ore 21 circa. Canali Gingo. E io pago. I Carabinieri, due secoli di storia italiana in una collezione di soldatini di piombo di eccezionale qualità, in collaborazione con il Comando Generale dell'Arma. Numero 1, scheda e primo carabiniere del 1814 e numero 2, il corazziere del Quirinale, del Prado. Lo conosci, Q2? È per divertirsi. Per mantenere il controllo sotto la pioggia, sulla neve, sul ghiaccio, in curva. Q2, l'unico sistema al mondo con differenziale autobloccante anteriore Torsen. Non importa quanto spazzoli bene, perché lo spazzolino non arriva dappertutto. E la placca si sedimenta anche dove non puoi vedere. Dopo lo spazzolino, aggiungi Listerine ed elimini il 56% di placca in più. E sai che tutta la bocca è davvero pulita. Listerine, l'unica bomba per la tua igiene orale. Morositas Berry, troppo buone per rimanere soli. Robonox, cammina, combatte, esegue acrobazie. Costruisci il tuo robot umanoide e programmalo come vuoi tu. In edicola c'è il primo fascicolo del tuo robot umanoide Robonox, con le spiegazioni, gli esercizi, il CD e i primi componenti. A soli 4,95€ da Giorgi Editore. Quanto tempo ci vuole a rendere veramente buono un piatto di pasta? Un secondo! Ariosto, bontà in un secondo. Ariosto, impossibile imitarlo. Romanticamente schierati, come dei gioielli. Renault, sicuri anche di risparmiare. A gennaio con gli eco-incentivi New Clio Comfort a 9.700 euro. Il Sole 24 Ore presenta l'Enciclopedia della Musica in Audi, un'opera in volumi e CD tutta da ascoltare. È in edicola il secondo volume con Il Sole 24 Ore. Sabato c'è più senso. Il nuovo appuntamento con il senso della vita. Grimaldi Immobiliare, da 40 anni è casa tua. Ci sono molti aspetti ancora da vedere di cosa è successo il 7 agosto del 1990 e come negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e otto mesi, si è tentato di trovare il bandolo della matassa con nuove indagini. Innanzitutto vediamo molto in breve di ricostruire tutto quello che si sa, secondo la scheda che ha messo insieme Anna Migotto, perché poi estrapoleremo qualche aspetto. Primo pomeriggio di martedì 7 agosto 1990, via Poma, quartiere Prati, è qui che Simonetta Cesaroni lavora nell'ufficio dell'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Per lei, 21 anni, giovane diplomata in ragioneria, questo è un lavoro temporaneo, due giorni alla settimana, martedì e giovedì, dalle 16 alle 19. Il suo vero impiego è in uno studio commerciale e a chiederle quella sostituzione estiva è stato il suo datore di lavoro, Salvatore Volponi. Simonetta vive al quartiere Don Bosco con la famiglia quel 7 agosto e sua sorella Paola da accompagnare
aspettarla alla stazione della metropolitana. Sono le 14.30 quando lasciano casa, sono circa le 15.45 quando Simonetta arriva in via Poma. Il palazzo, mille inquilini, è quasi deserto. Quel giorno d'agosto nessuno la vede entrare. Sale al terzo piano della scala B, entra nell'appartamento numero 7. Un altro pomeriggio di lavoro da sola, gli uffici sono chiusi al pubblico, sono le sue ultime ore di vita. Alle 8 di sera Simonetta non è ancora rientrata a casa, la famiglia comincia ad allarmarsi. La sorella Paola e il suo fidanzato, insieme al datore di lavoro Volponi e a suo figlio, vanno a cercarla in via Poma. Ad aprire la porta dell'ufficio sarà la moglie del portiere, Pietrino Vanacore, Giuseppa De Luca. A vedere per primo il corpo di Simonetta, Volponi. Sono le 23.20 circa. Il corpo è nella stanza alla fine del corridoio, l'ultima a sinistra, riversa, supina, seminuda, addosso solo il reggiseno, un top e dei calzini bianchi, colpita 29 volte da un'arma da taglio. Non ha subito violenza sessuale, ma l'autopsia dirà che la vittima non si è difesa. Spariti gli altri indumenti di Simonetta, la sua borsa, le sue scarpe invece sono riposte in ordine in un angolo. Non ci sono macchie evidenti di sangue nell'ufficio, solo una traccia sulla maniglia e sugli stipiti della porta della stanza. Poco prima di mezzanotte arrivano sulla scena del delitto gli investigatori, il capo della mobile Nicola Cavaliere, il capo dell'omicidio Antonio Del Greco, e arriva anche il portiere Pietrino Vanacore. Vengono ascoltate decine di testimonianze, tutte le persone che ruotano attorno alla vita di Simonetta, familiari, colleghi, amici, il fidanzato. Il 10 agosto alle 12 il primo colpo di scena, Pietrino Vanacore viene indagato, lo arrestano, non ha un alibi, non solo, è quello che meglio di tutti avrebbe potuto pulire i segni di quell'omicidio, ripulire la stanza del delitto. Una macchia di sangue sulla sua divisa sembra inchiodarlo, lui si dice innocente, il Tribunale della Libertà lo scarcera dopo 20 giorni, gli indizi sono insufficienti. Chi ha ucciso deve essersi ferito, gli inquirenti sono convinti di questo. Nell'aprile del 1992 il nome di Federico Valle, 20 anni, è scritto nel registro degli indagati. È il nipote di un inquilino, l'architetto che ha progettato il palazzo. Un commerciante austriaco, Roland Wöhler, riferisce di aver saputo dalla madre del giovane che Federico, quel 7 agosto, era andato a trovare il nonno che vive al quinto piano di via Poma e che era tornato a casa con una ferita su un braccio. Valle, seppure scagionato dagli esami del sangue, viene sottoposto a perizia medica. L'attacco esclude ferite profonde al braccio, ma non quelle superficiali. Il 2 giugno 1993 per lui e per Pietrino Vanacore arrivano le richieste di rinvio a giudizio. Valle, secondo l'accusa, avrebbe ucciso Simonetta e Vanacore avrebbe aiutato a ripulire la scena del delitto. Il GIP il 16 giugno li proscioglie entrambi e la Cassazione il 30 gennaio 1995 conferma definitivamente il proscioglimento. Altre piste vengono prese in considerazione, anche quella indicata da una lettera anonima arrivata in procura, una pagina scritta a mano che dà un'indicazione precisa: l'uso da parte di Simonetta di una sorta di chat ante litteram attraverso il sistema Videotel che potrebbe averla messa in contatto con il suo killer, una pista che si rivela infondata. Le indagini rallentano, di via Poma non si parla quasi più, solo la famiglia Cesaroni non si arrende e continua a chiedere che sia dato un nome, un volto all'assassino di Simonetta. Dobbiamo arrivare al 2004 perché la procura e il nuovo magistrato che si occupa del caso, il pubblico ministero Roberto Cavallone, riaprano le indagini chiedendo a RIS di esaminare alcuni effetti personali di Simonetta, tra cui il top ritrovato dopo tanti anni in un armadio dell'obitorio. Vi abbiamo mostrato questa ricostruzione in breve per farvi notare che tutti i nomi maschili che sono entrati in questa storia sono delle persone che poi sono state fatte oggetto appunto di quella indagine con prelievo non conclamato della DNA per poterlo confrontare con la macchia sul corpetto di Simonetta Cesaroni. C'è chi era già entrato nell'inchiesta con un ruolo di indagato. Abbiamo visto il giovane Federico Valle. Lui ancora è stato oggetto, senza che lo sapesse, appunto, del prelievo, come suo fratello, come suo padre. Suo padre è un legale, è un avvocato, e quindi ha potuto in qualche modo esprimere il suo parere su quello che è successo in una doppia veste, appunto. È andato per noi a incontrarlo Pietro Suber, che è andato proprio nella casa di via Poma. Una particolarità, la famiglia Valle si lega strettamente a quel caseggiato. Fu infatti progettato dall'architetto Valle, il capostipite. Vediamo.
Via Poma 2, quartiere Prati. Per tutti i romani e non solo, il teatro di uno dei grandi misteri di cronaca nera degli anni 90. Al terzo piano di questa palazzina c'è l'appartamento dove venne uccisa, nell'agosto del 90, Simonetta Cesaroni. Al posto della sede dell'Associazione Italiana degli Alberghi per la Gioventù, dove Simonetta lavorava, ora c'è uno studio notarile. Tre piani sotto c'è ancora lo studio legale di uno dei protagonisti della vicenda, l'avvocato Raniero Valle, padre di Federico Valle, accusato nel 92 di essere l'assassino di Simonetta. Federico fu prosciolto, primo perché tutto quello che fu detto di lui del test si rivelò falso, poi perché fu scagionato dagli esami vari che sono stati fatti nel tempo. E si arriva a fine giorni nostri dove, con questa scoperta di questo nuovo DNA maschile. Io penso che se appartenesse all'ex fidanzato, proprio per il fatto che era ex fidanzato, non può essere un segno di colpevolezza, perché è normale che come fidanzato avesse dei rapporti con la fidanzata, quindi non vedo come quello potrebbe incriminarlo. Lei lo sa che anche il suo nome rientra in questa lista di 31 persone a cui sono stati prelevati dei reperti organici per le prove del DNA. Si è mai accorto di qualcosa? Che mi hanno preso il DNA? No, ho letto sui giornali che me l'avrebbero forse preso mentre bevevo una tazzina di caffè o qualcosa del genere. Ho immaginato che l'hanno preso all'altro mio figlio, perché quando si fa una prova etilica, quando uno entra in macchina e non quando scende, può essere solo una prova del DNA. Non sono stati molto furbi, siccome è anomalo farlo prima che uno abbia guidato. Abbiamo capito che era stato un modo così un po' grossolano. Secondo l'avvocato c'è anche un'altra traccia ematica che è stata tralasciata negli anni dagli inquirenti. C'è stata una traccia di sangue, quella rinvenuta sul telefono, o per meglio dire sulla tastiera del telefono degli uffici degli ostelli. E ricordo perfettamente che, siccome da un primo sommario esame, perché la traccia era molto piccola, esigua, venne fuori che quel sangue era incompatibile con quello di Federico, i miei periti stessi dissero ai periti della polizia: non andate avanti, perché ne è rimasto talmente poco che, se tanto non coincide con quello di Federico, è inutile che lo vedete adesso. Però di questa traccia sul telefono non se ne parla più. Non se ne parla più, però la traccia c'è, sicuramente se ne sono dimenticati, perché se fosse andata persa come la presunta arma del delitto, cioè il famoso tagliacarta che fu trovato, ripertoriato e poi perso, se si perdono anche le tracce ematiche, sembra come sparare sulla croce rossa a parlare degli errori delle indagini di Via Poma. È fiducioso che l'inchiesta della Procura porti finalmente a fare luce sull'omicidio di Via Poma? Guardi, io sinceramente sono molto scettico, perché l'aver date già da 2 o 3 anni, aver voluto far trapelare le notizie su queste tracce che sono state trovate, si è dato un enorme vantaggio agli eventuali assassini. Perché dice aver voluto far trapelare? Ma perché sono state divulgate queste notizie anche all'epoca in cui fu incriminato mio figlio. Quando si parla di fuga di notizie, ogni giorno eravamo sui giornali, noi eravamo sui giornali, e leggevamo le mosse che il pubblico ministero convocava i giornalisti e diceva che avrebbe fatto. Poi leggevamo altre cose che aveva fatto di cui non ci aveva comunicato. Quindi che oggi si faccia tanto scalpore per la fuga di notizie, che nel nostro caso era quotidiana, adesso si solleva un polverone. Ma chi è che le fornisce queste notizie? Non è che ci vuole molto per capirlo. E comunque ho visto anche delle interviste al colonnello dei Carabinieri che l'ha divulgato quello che aveva fatto, quindi quella non è una fuga di notizie. Prende. Lei parla della trasmissione porta a porta. Ha dichiarato lui, quindi che fuga c'è? Raniero Valle ha anche un suggerimento per gli investigatori, una pista che secondo l'avvocato non è stata in passato battuta a sufficienza. L'unica cosa secondo me certa è che chi ha commesso l'omicidio è stato, pare, per questo l'hanno detto la polizia, la scientifica, diverse ore a pulire il sangue. Allora doveva essere una persona che conosceva gli orari dell'ufficio e doveva sapere che poteva stare tranquillo quel pomeriggio per qualche ora senza che entrasse nessuno. Questo è un fatto certo. Insomma, una persona in qualche modo collegata all'associazione Ostelli per la Gioventù. In qualche modo comunque doveva sapere gli orari dell'ufficio. Secondo lei sono stati interrogati a fondo appunto tutte le persone collegate all'associazione? O? Io ho letto i verbali dell'epoca ed erano poche righe, sono state interrogate tenendole pochi minuti. Bisognerebbe un po' scavare su questo. Quantomeno per capire come mai questa persona è riuscita a stare dentro 3-4 ore dentro l'ufficio, tranquillo di non essere sorpreso da nessuno. Oh, noi non operiamo censure, ma quella frase dell'avvocato Valle riguardo al fatto che in qualche modo c'è una manina che fa uscire le anticipazioni, le rivelazioni, non si attaglia certo a questa fase dell'inchiesta, lo sappiamo e lo possiamo testimoniare, visto le reazioni che ci sono state alle nostre rivelazioni, sia la Procura di Roma
sia i RIS sono sicuramente estranei, completamente estranei a queste nostre rivelazioni. Questo ci teniamo a dirlo per tutela nostra e anche di questi altri soggetti. Ma visto che tutto ruota attorno a questa vicenda del DNA, oggi è possibile evidentemente scoprire tracce del passato che allora non era possibile individuare, vedere. È come quando furono scoperte le impronte digitali, i metodi di rilevazione, trasportato evidentemente nell'universo dei codici genetici. Ma allora cerchiamo di capire come tutto questo è stato applicato via via in maniera sempre più scientifica, ma non sempre con delle verità scientifiche che si trasformavano in verdetti e verità processuali, con il racconto che ci fa Alessandro Banfi. Il primo caso clamoroso di utilizzo di un'impronta lasciata da un sospetto e carpita a sua insaputa riguarda un magistrato. Si tratta dell'allora sostituto procuratore di Palermo Alberto Di Pisa, che casca nella trappola tesagli dall'alto commissario antimafia Domenico Sica. È l'estate del 1989. Il caso è quello del cosiddetto Corvo di Palermo. Nel maggio viene arrestato in Sicilia mentre circola armato il pentito Salvatore Contorno, detto Totuccio. Pochi giorni dopo arrivano delle lettere anonime a diverse istituzioni dello Stato. In esse si sosteneva che il pentito era gestito in maniera spregiudicata da alcuni magistrati. Ma chi è il corvo che sparge questi veleni? Sicché è convinto che sia Di Pisa. Lo convoca a Roma nel suo ufficio e con l'aiuto di alcuni agenti dei servizi che lavorano all'alto commissariato raccoglie le impronte digitali che Di Pisa lascia su un bicchiere e su un tavolo di vetro durante il colloquio. L'impronta digitale viene confrontata con quella rinvenuta sulle lettere del corvo. Secondo la perizia del Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri ci sono 25 punti di contatto fra le due impronte e ne basterebbero 10 per avere la certezza dell'identità. Di Pisa viene messo sotto accusa e processato, condannato in primo grado ad un anno e mezzo per calunnia, viene poi assolto 4 anni dopo, nel dicembre 1993, per non aver commesso il fatto. Dopo 90 minuti di camera di consiglio, eccola la sentenza che in un sol colpo cancella come d'incanto ombre, dubbi e sospetti sul sostituto procuratore Alberto Di Pisa, accusato per 4 anni di essere il corvo del Palazzo di Giustizia di Palermo, quell'anonimo scrittore che nell'estate dell'89 cosparse di veleno le stanze del pool antimafia di Falcone. Il confronto sull'impronta digitale impegna i periti